Ciao, buongiorno. Questo è il quinto video che faccio relativamente a musica in generale e alla tromba nello specifico. E in questo video qui volevo, poi ne farò altri nei prossimi giorni, sempre simili. Volevo affrontare un argomento molto molto tecnico che trovo spesso sui forum di tromba, cioè di trombettisti più o meno bravi, più o meno esperti, navigati, che discutono sulle varie questioni dello strumento, le cose più tecniche, no? Il timbro, la vibrazione, la retropressione, la proiezione, eccetera, eccetera. Ed inevitabilmente, diciamo, vanno ad affrontare questioni anche meccaniche che riguardano lo strumento, delle volte con competenza, delle volte senza saperne granché. Allora, stamani voglio parlare un attimo delle campane, delle trombe e del canneggio, poi ne farò altre, ripeto. Dunque, strumenti di misura, ci servono degli strumenti di misura e ci serve anche saperli usare. Il primo, il più banale, tra virgolette, è il calibro, questo oggetto qua. Ok, questo è un mio calibro residuo di officina di quando ero ragazzo e pensate voi a 42 anni questo calibro, anzi 44 anni ha questo calibro. Va ancora molto bene, non ha luce, non ha luce, non ha gioco. Allora, il calibro in questo caso, come quasi sempre accade, ha un nonio, che è questa parte qui, che è il carrello che poi una volta pigiata la frizione scorre. Il nonio sotto misura i decimi, e mentre il nonio sopra, scusatemi, misura i pollici. Anche nella stecca, nella barra di misura generale, questa qui, vedete che ci sono sopra i pollici e sotto i centimetri e i millimetri, ok? Boh. Allora, quando noi facciamo una misura in decimi, mettiamo per esempio una misura a caso adesso, ok? Se voi osservate lo zero del nonio, qui lo zero del carrellino scorrevole, sta a 4 mm sulla barra generale e 5 decimi. Perché 5 decimi? Come faccio a saperlo? Bisogna andare a trovare sul nonio del carrello mobile qui la tacca che a volte corrisponde al numero, come vedete, che corrisponde perfettamente, che è in asse perfettamente con una tacca della barra generale. In questo caso è quella, scusate, prendo un lapis così ve la indico bene. In questo caso la barra che è perfettamente in linea, in asse con la barra del carrello, vediamo se ci arrivo, eccola qua, è la barra del 5. Di conseguenza abbiamo 4 mm e 5 decimi. Ok, quindi va trovata quella che corrisponde. Stesso discorso per i pollici, se volessi misurare in pollici nella parte alta del nonio. Va bene. Poi abbiamo queste cose qui, che sono la misura che viene più usata, che viene praticata di più. E serve per misurare gli esterni, ok? Serve per misurare gli esterni. Ora vi do un consiglio. Quando misurate, vediamo se trovo qualcosa, una parte cilindrica, prendiamo una batteria di un aggeggio elettrico. Quando misurate un diametro, non lo dovete misurare così, ok? La misura sarà, rischia di essere molto spesso imprecisa. Prima di tutto perché siamo sulla punta, cioè nella parte finale del nostro calibro e non più in su. E per un fatto meccanico, diciamo, tende a essere più spreciso il calibro, si consuma di più, è più spreciso. Ma soprattutto c'è questo discorso: quando si misura così, si rischia questo discorso, vedete come muovo il calibro? Ok, si rischia questa cosa qui.
per cui la misura non è precisa. Allora le cose cilindriche vanno misurate in questo modo. Se riesco a farlo vedere, ok, in questo modo e non in questo. Così, prendendo le bocchette principali del calibro in diagonale. Questo ci dà una misura più esatta. Quindi questa parte qui del calibro misura i diametri esterni. Ok? Questa parte qui, invece, questi codoli piccolini, misurano i diametri interni, i fori interni. Ok? Vedete, si apre, mentre le bocchette principali vanno, come posso dire, in positivo, si aprono. Queste lo fanno in un'altra maniera, se vedete. Hanno un tastatore, diciamo così, negativo o positivo, se volete ribaltare il concetto. Ok. E questo qua è il codolo che serve a misurare la profondità dei fori, cioè ci si appoggia qui al bordo del foro. E si scende col codolo o si sale a seconda di quanto è profondo il foro. La lettura viene sempre eseguita sul carrello mobile, sul nonio del carrello mobile. Questa è la frizione che serve per sbloccare il carrello e farlo scorrere. Ok. Quindi questo strumento misura i millimetri e i decimi. Oggi ci sono anche digitali che non richiedono più la capacità di saper leggere le barre in asse del carrello, come vi ho spiegato ora, ma che hanno un display digitale, lui vi dice direttamente la misura. Vabbè, va bene lo stesso, insomma. Questo invece è un micrometro, o Palmer, qualcuno lo chiamava Palmer ai miei tempi. È un mitutoio, in questo caso è un oggetto abbastanza buono. Ai miei tempi costavano un patrimonio, oggi si trovano addirittura con 50 euro. Poi chiaramente meno costano, meno sono affidabili, soprattutto duraturi nel tempo per questione di tempra dell'acciaio, eccetera, della meccanica interna, eccetera. Ora, sia questo oggetto, sia il calibro, ma questo ancora di più, sono oggetti molto, molto, molto delicati e vanno tenuti molto bene perché sono come strumenti ottici, sono strumenti di misura, di precisione, quindi sono sensibili alle botte, all'umidità, vanno tenuti bene, lubrificati, eccetera. Ok. In questo caso abbiamo un micrometro che è uno 0,25, vedete qui c'è scritto 0,25, cioè misura da 0, cioè praticamente tutto chiuso, diciamo, ok, vedete, tutto chiuso così, ok, alla massima apertura che è di 25 mm, 2 cm e mezzo. Il passo, cioè la misura più raffinata che riesce a darvi, è 0,01 mm, cioè 1 centesimo. Ok, questa è la leva di blocco. Se uno ha preso una misura e la vuole bloccare per ricordarsela, è una frizione. Questa qua è la ruota principale che fa girare il nonio, come vedete, zigrinata, come si vede per una migliore presa. Questa è la ruota a frizione, che ha la stessa funzione di fare avanzare il carrello, però sentite che fa un rumore particolare. È molto utile perché quando io procedo con la ruota principale, se qua dentro ho un materiale, diciamo, non durissimo, rischio di, ma questo succede anche con gli acciai duri, succede spesso, rischio di frizionare troppo forte con la mano e quindi falsare la misura. Questa frizione qui, invece, avanzando con questa, a un certo punto il nonio stringe il giusto, quel che serve, poi il nonio comincia a girare a vuoto. Come una chiave a cricchetto, una chiave dinamometrica, una cosa, no, non una cricchetto, una chiave dinamometrica precisamente. La misura qui è altrettanto semplice e ricorda quella del calibro. Qui, per esempio, adesso abbiamo, faccio un esempio, 2 mm, e lo vedete da qui, a questo punto qui, ok? Due tacche, quindi scusate. Quindi 2 mm, e poi abbiamo il numero, la tacca che corrisponde alla riga principale che va in asse, eccola qui, 2 mm e 10, cioè vuol dire 2 mm e un decimo. Se io mettessi la tacca principale, diciamo, se si riesce a vedere un po' meglio, insomma, se io metto la tacca principale qui,
avrò 2 mm e un centesimo, 2 centesimi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mm e 15, 2 mm e 20, cioè 2 mm e 2 decimi e così via. Quindi i numeri segnano i decimi, le tacchettine piccoline, queste più piccole, segnano i centesimi. Ok. Questo, come vedete, è un tipo di micrometro di Palmer che misura solamente diametri esterni. Facciamo l'esempio, che ne so, di questo lapis, lo mettiamo in mezzo, così è un esempio molto rozzo questo, ma per far capire un po' come funziona questo strumento di misura. Ecco qua. Ecco, a questo punto io avanzo, scusate ma non riesco a fare, stare davanti e farvi anche vedere, ho invertito la funzione delle mani, sto girando con la sinistra. Ok, ecco qua. Quindi questo lapis è 9 mm e un decimo di diametro, ad esempio. Bon, questo misura solamente gli esterni, abbiamo detto, i diametri esterni. Ci sono anche i palmeri, i micrometri di profondità e i micrometri da fuori interni, che hanno un costo solitamente molto maggiore perché hanno una costruzione meccanica più complessa. Ok, quindi questo è il micrometro. A questo punto, come si usano? In questo caso uno dice, vabbè, voglio misurare il canneggio di una tromba. Solitamente si tende a prendere la seconda pompa, che è il punto centrale dello strumento, ok, che è questa qui, la sfiliamo, okay, e facciamo la misurazione interna, cioè misuriamo così, lac, vediamo quant'è il canneggio centrale di questa tromba. È 11 mm e 7 decimi. Scusate, sto invecchiando, ci vedo sempre meno da vicino, ma insomma, cerco di farvi vedere adesso il nonio. 11 mm e 7 decimi. Ok, 11 e 7. Bene, quindi misurare un canneggio si fa così. Poi non tutte le trombe sono a canneggio costante, ma ci sono anche a canneggio variabile, quindi magari è 11 e 7 qui e magari è 11 e 8 qui. Ora, nelle trombe, per esempio tra una ML e una X, quindi tra una medio large, una medium, canneggio medium come questa, e una large, non è che le differenze siano millimetri, sono addirittura un decimo, a volte due, ma insomma siamo già nell'ordine del decimo, il decimo e mezzo, i 15 centesimi, un decimo e mezzo, eccetera. Può sembrare una fesseria, nel senso, a occhio non la si vede questa differenza, talmente minima, però dovete considerare che la differenza poi viene spalmata su tutto il tragitto che fa l'aria, su tutto il canneggio, e sono circa 2 metri. 2 metri, un metro abbondante, 1,30 m, 1,40 m, quello che sarà, dei quali sono il canneggio costante, questo qui, le pompe e tutto. Quindi lì c'è la differenza tra una ML, una M o una X o una XL, è appunto, ripeto, un decimo, due decimi, che diventa tantissimo su tutta la superficie come sensazione per chi suona. Poi uno può decidere di voler misurare lo spessore della campana, ora è veramente difficile da fare perché devo tenere la tromba e il micrometro e girarlo anche, vabbè, non posso appoggiare se no non vedete. Comunque, una misura di una campana la potete fare in questo modo con un micrometro. Ora non lo chiudo, scusate, non ci riesco con una mano. Comunque andate a misurare così e vedete quanti decimi è. Solitamente le campane vanno da 2,5-3 fino a 4,5, più o meno è lo standard, il range, la forchetta di spessore della lastra per la campana. Naturalmente è una misura, se volete, un po' discutibile. È meglio se ve la dà il costruttore, la qualità della lastra vi dice questa tromba ha uno spessore della campana di 4 decimi. Perché? Perché la campana, non tutte, alcune campane, ora ci arrivo, vengono martellate, scaldate, ricotte, martellate moltissime volte, per cui si martella a mano, ok, anche
anche con strumenti meccanici, però diciamo comunque la martellatura non è mai precisa, non so quanti colpi do qui rispetto a qui e di quale entità, diciamo. Per cui non è costante lo spessore, non è costante lo spessore della lastra andando verso il rim, verso il bordo. Ed è anche logico che non lo sia, perché dietro a questa non costanza dello spessore, a questa diversa martellatura, c'è stato nei decenni uno studio da parte dei grandi di questo settore, quindi Bach, Schilk, Reynolds, Benji, tutti questi grandissimi, ci hanno studiato molto. Quindi la martellatura rende lo spessore variabile man mano che andiamo verso il rim, solitamente più sottile, ma insomma comunque non è costante. Però una misura di massima si può tentare di farla. Questa è una tromba che all'incirca una vecchia Holtz del 1960, okay? È una tromba che uso tantissimo anche nei concerti, ed ha una lastra più o meno di 4 decimi. Poi abbiamo una campana artigianale molto bella che devo montare sulla mia Selmer, che è della GEP di Milano, sono artigiani molto molto bravi. Questa è una campana, credo sia anche questa tra i 3 e i 4 decimi, forse un po' più sottile, credo di sì. Comunque siamo tra i 3 e i 4 decimi. Questa invece è una campana, come si vede dal marchio, Selmer, ed è della mia TTM, l'ho tolta per montarci la GEP, ed ha una lastra ancora più fine. Questa è una 2,5, 2 decimi e mezzo, infatti se la forzate con le dita la campana si piega, si deforma. Ovviamente spessori diversi, così come diametri diversi, danno vita a timbri diversi. Meglio, peggio, è da provare, perché è tutto in relazione allo strumento che sta a monte, cioè al canneggio, le pompe, il cannello, il bocchino e il trombettista. Quindi non si può stilare una regola tipo campana più grande e più sottile di spessore da un timbro più X o viceversa. Non lo possiamo fare, vanno sempre provate queste cose perché, ripeto, è un discorso sinergico tra le varie parti dello strumento. Va bene. Allora, come vedete, per esempio, una cosa si nota bene, è questa, penso si veda anche bene, è la differenza di diametro di queste due campane. Vedete che la Selmer, che è quella a destra, ok, sì, a destra, ribaltato, la Selmer è più grande, della Holtz, penso si veda bene, ok, di pochi millimetri, parliamo di pochi millimetri. E queste sono le differenze che possiamo trovare. Poi il rim, questo è un rim piuttosto sottile, il Selmer, molto sottile direi, mentre il rim della Holtz è un po' più massiccio, si vede benissimo direi anche a occhio, ok? Poi i rim possono avere un'anima interna e uno shape, un profilo esterno differente, quindi questi hanno tutti il filo tondo dentro, l'anima tonda in ottone, ma ci sono anche triangolari, che è la vecchia scuola, che danno timbri un po' diversi. La cosa invece più, invece questa è tutta la campana, ve la faccio vedere, okay? Un oggetto abbastanza semplice in fondo, ok? La cosa più invece, diciamo, dibattuta, sono le campane in due pezzi o le campane monopezzo. Le campane in due pezzi sono sempre state considerate più economiche e per questioni di ore di lavoro e di competenza, direi anche, del costruttore, in effetti sono più economiche, sono più semplici quantomeno. E le campane monopezzo sono più costose e più difficili da fare. Non è detto però che le une suonino peggio o meglio delle altre. Anche qui bisogna vedere cosa si vuole, che timbro si vuole ottenere e su quale strumento va montata per la campana. La campana, poi vi spiego la differenza, ve la faccio vedere, la campana in due pezzi, quella che costa meno, diciamo, solitamente veniva montata sulle trombe economiche, perché non c'era la martellatura a mano, semplicemente. Le varie martellature, le varie ricotture a mano.
mentre la campana monopezzo veniva pubblicizzata, venduta, fatta insomma così sulle trombe costose della mia epoca, anni 80, quindi le Bach Stradivarius, le migliori Yamaha, le Schilk, eccetera. Piano piano il mercato è un po' cambiato, oggi possiamo trovare delle campane monopezzo anche su strumenti non così preziosi, ma possiamo anche trovare, e qui volevo arrivare, le campane in due pezzi anche su trombe pazzesche, tipo ad esempio le Monette e altre trombe ancora artigianali. E quindi campana in due pezzi non vuol dire necessariamente che va peggio, ha un timbro diverso. Da cosa si vede una monopezzo o una due pezzi? Allora, questa è una due pezzi, questa è la tromba Holtz, quella che ha 60 anni praticamente, e qui si vede a un certo punto, spero si riesca a vedere, un rigo, eccolo qui, un rigo sottilissimo, vedete? Che gira intorno, non so quanto sia visibile, eccolo qui, questo qui. Ok. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un pezzo che viene lavorato a mano, e è questo primo pezzo qui della campa. Poi termina qui, è tagliato qui in questo punto. Il flare della campana, questa parte in questo caso arriva qui, questo pezzo qui, in questo caso viene ottenuto con uno stampo a imbutire, cioè viene messo un tondo con un già forato in uno stampo femmina, che ha la forma negativa della campana, nella parte alta di questa pressa c'è il maschio. Una botta, boom, come quando fanno le pentole a livello industriale, no? E non con il tornio all'asta, a livello industriale c'è uno stampo femmina maschio, entra dentro con un colpo unico, forma già il pezzo, diciamo, in questo caso la campana, che poi in questo caso viene saldata qui lungo, abbiamo detto, questo asse, ok? Viene saldata argentino, castolin, se uno lo vuol chiamare così, che è una lega fatta di varie cose nelle quali c'è l'argento, anche che viene saldata a una temperatura molto alta, molto più alta dello stagno che compone le altre saldature dello strumento. Quindi succede che cosa? Succede la vibrazione, fino a qui arriva in un modo, poi qui trova una saldatura e si comporta in un altro modo, probabilmente, nel resto della campana. Questa viene considerata economica come lavorazione. Questa tromba però suona da Dio, ad esempio. Le trombe invece monopezzo, vi faccio vedere, altre due sono monopezzo entrambi, infatti sono campane più pregiate come lavorazione e costo. Questa è la GEP. Ecco, vedete come è ben visibile, ecco qua la saldatura, che è nell'asse differente, è longitudinale rispetto alla campana. Dall'esterno si vede meno, no? Non si vede quasi dall'esterno, dall'interno si vede bene comunque. Ok, i punti di aggancio e la saldatura a argentil o castolin, che va lungo tutta la campana, fino a qua giù. In questo caso la campana viene saldata, appunto come abbiamo detto, in maniera longitudinale, ok? Poi viene messa in un cono di acciaio, come quelli vedete appoggiati in terra dai fabbri, le incudini, ecco, diciamo il corno di una incudine, viene qui martellata migliaia di volte, girando boom 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 fino a fare la forma, poi viene ricotta con una torcia grossa, viene rimartellata, questo fino a decine di volte, quindi pensate a quante ore di lavoro. Quando la campana è abbastanza formata e lavorata come lastra e stornata, come si dice, insomma, a forza di ricuocerla e batterla e martellarla, la campana viene messa su una spina, così si chiama, che è una campana positiva di acciaio sul tornio, sul mandrino del tornio, che entra tutto dentro, e da fuori una persona molto esperta, sarebbe un tornitore a lastra, quindi una volta facevano anche le pentole, mentre la campana gira sul tornio, la stira con dei ferri, poi con la lima, poi con le tele smeriglio sempre più fini, poi gli fa il rim, ci mette l'anima dentro, la salda, eccetera. Quindi c'è moltissimo lavoro e moltissima
competenza soprattutto. Questa è la selmer, anche qui potete vedere, si vede un po' meno qui, la saldatura longitudinale, eccola qua. Vedete questo rigo che va dentro? Si vede perché, essendo castoline, essendoci argento anche nella saldatura, è differente dall'ottone, zinco, piombo, quindi la differenza di colore si continua a vedere anche a campana finita. Delle volte non lo vedete perché magari viene spazzolata bene e magari c'è molto ottone nella lega della saldatura, viene messo molto trucciolo di ottone, allora si mischia col colore, oppure semplicemente perché la tromba viene immersa in un bagno galvanico di argento o di nichel o di argento. Va bene, quindi abbiamo visto che le campane si distinguono se in due pezzi, se monopezzo, da quel tipo di saldatura che è fatta così o longitudinale rispetto alla campana lì, si vede la differenza, ma questo non significa, lo ripeto, che una campana a monopezzo, quella martellata, scaldata più volte, eccetera, sia necessariamente migliore, suoni necessariamente meglio. Ok, nei prossimi video parlerò di altri argomenti tecnici, i pistoni, le molle, eccetera, eccetera. Ciao!